triste in me. Sì, tutta vita mia. E quando te vedo, me sente e morì. Allora, noi ci siamo spostati oggi da Venezia qui a Città Reale. Siamo venuti qui in questa grande manifestazione che si chiama Nitriti d'Autunno, che ormai cresce di anno in anno, e vicino a me c'è Sergio. Ciao Sergio e benvenuto. Ciao, grazie. Allora, Sergio è un veterano ormai di questa festa, mi raccontava. Quasi tutti gli anni, ma diciamo tutti gli anni, lui sta qui con il suo stand particolare, ricco di tanti prodotti tipici della zona, e in particolare abbiamo un prodotto tipico, Gianni, se vuoi inquadrare qui, il famoso Vin Santo. Vino cotto. Allora Sergio, ora mi devi raccontare questo vino cotto, come lo produci, quali sono i benefici, che proprietà ha. E poi c'è anche un aneddoto particolare che mi hai fatto vedere prima. Allora, partiamo dal vino cotto. Il vino cotto sembra una cosa semplice a farla, a dirla, che è un mosto di uva che viene cotto, poi viene fatto fermentare e invecchiare. Sì. Beh, ma in effetti non è, perché ci vuole tanta accortezza. Primo, ci vuole un'uva molto molto zuccherina. Sì. Noi non facciamo non si cuoce il mosto se non ha almeno dai 19-20 gradi babbo. Deve essere zuccherina, perché questo è un prodotto totalmente naturale, qui non c'è aggiunta né di solfiti, né di zuccheri, né di aromi. Poi si fa cuocere il mosto, sì, come la tradizione lo prescrive, sì, con i caldai di rame, fuoco a legna. Quando abbiamo terminato fare la concentrazione, perché la cottura è la concentrazione, sì, che con la concentrazione noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare evaporare l'acqua, gli zuccheri con il calore si vanno a caramellizzare, cosiddetta la reazione di Maillard, sì, e in questa fase subentrano degli antibiotici naturali. Ho capito. Poi si fa fermentare, sì, aspettiamo che la fermentazione finisce. La fermentazione è molto lunga, perché noi con il calore andiamo a selezionare parte dei lieviti, andiamo a uccidere i lieviti, ma ci sono dei ceppi dei lieviti che riescono a resistere alle alte temperature e c'è ceppi di lieviti che riescono a resistere alle basse temperature. Con i pochi lieviti che rimangono dalla cottura, poi con i lieviti indigeni della, sì, cantina, si innesca la fermentazione. Okay. La fermentazione è lunga pure perché? Perché gli zuccheri sono incapsulati dal caramello. Noi gli diamo 3 anni per terminare la fermentazione, ma dopo 2 anni e 2 anni e mezzo la fermentazione finisce. Poi c'è la fase dell'invecchiamento. Noi non mettiamo in commercio un vino cotto se non abbia compiuto almeno il 10° anno di età. Mamma mia! Questo che vedete qua ha 12 anni di invecchiamento più i 3 anni di fermentazione. Questo è un vino, come vedete dal colore, ambrato, mattone, sì, più verso il mogano, molto aromatizzato, ma con gli aromi della botte, della madre. Questo praticamente, questo vino è un fine pasto dessert digestivo. Sulle scritture di Plinio il Vecchio cita sto vino cotto, che i romani venivano nell'Adriatico a prendere il sale, la via Salaria, la via del, sì, sale, sì, e in su lo riportavano sto vino cotto, che lo usavano nei loro banchetti come digestivo, e lo davano ai soldati prima della battaglia, perché questo è un concentrato, ti dà forza, ti dà energia. Essendo un prodotto totalmente naturale. Ho capito. Senti, allora, questa uva zuccherina si trova soltanto in alcuni punti o può essere trovata in altre zone d'Italia? No, no. Perché tu in che zona sei? Dillo. Noi siamo nelle Marche, provincia di Fermo, nella Val d'Aso, la vallata della frutta, ricca di frutta. Quindi. Ma è buona anche per esposta al sole, sì, per le uve. Infatti abbiamo tantissime uve, sia autoctone, sì, che no, ma il vino cotto lo possono fare tutti, perché, certo, giustamente le uve hanno, con il grado zuccherino, si trova anche altre parti. Certo, altre, certo, parti. Senti, e il vino cotto ha anche delle proprietà curative, vero? Sì, qui si è stato fatto una ricerca con l'Università di Teramo, con il professore Dino Mastrogora e il professore Leonardo Seghetti, e dei ricercatori americani che hanno riscontrato degli antibiotici naturali, però non hanno saputo dire a che ceppo appartengono.
vengono. Ecco. E il Papa, mi hai fatto un articolo prima del Papa, cosa diceva? Dimmelo tu. Il Papa influenzato da il vino cotto, perché questo previene l'influenza praticamente. Questa era la medicina di una volta. Una volta si curava sia gli animali che le persone con il vino cotto. Oh, grazie Sergio, sei stato veramente esaustivo nella tua spiegazione. Quindi, cari amici, mi raccomando, c'è il vino cotto e quindi c'è il vino cotto, quindi prendetelo, mi raccomando, curatevi con il vino cotto, lasciate perdere questi antibiotici, tutte queste altre medicine, sono sempre meglio i rimedi naturali. Naturali. Sì, però Sergio, io adesso ne voglio un goccino, tu me lo devi far assaggiare sto vino cotto, capito? basta che sennò dopo mi ubriaco, devo terminare la trasmissione. Allora, senti, facciamo un augurio insieme io e te ai telespettatori di bla bla bla, un saluto e con il vino cotto di Sergio, allora facciamo il un cincin ci sta bene, sì, dai, un cincin insieme, va al regista pure a Gianni, Gianni cincin al ragazzo pure, via, dai, al nostro assistente, vai, siamo pronti, al vino cotto cincin, ciao, la medicina moderna. Questo è per tutti i telespettatori di bla bla bla, un augurio da parte nostra, ciao amici. Allora io mi sposto in quest'altro buonissimo e bellissimo stand, vicino a me c'è Luigi, ciao Luigi, benvenuto anche a te. Buonasera, sono un'azienda agricola che sta a circa una quindicina di chilometri da qui, da questo posto, da Città Reale. Diciamo, ho un'azienda di circa 500 capi, ovini e un centinaio caprini. Sì, e produci questo formaggio buonissimo. Questo formaggio al latte crudo, che non tutto, sì, è al latte crudo. Questa me la racconti allora, com'è questa al latte crudo? A differenza del latte pastorizzato, sì, c'è un mondo di mezzo. Sì. Il latte pastorizzato viene portato a una certa temperatura, sì, a 70 gradi, 72, e abbatte tutto. E viene messo l'inoculo per farlo, diciamo, inoculare, via. Sì. Invece questo latte viene portato a 38 gradi e viene messo il caglio e trasformato il formaggio. Ho capito. Non c'è sostanze chimiche, non ci sono sostanze, c'è bello, solo latte, caglio e sale. Oh, tutto. Finalmente possiamo mangiare il buon formaggio come si mangiava una volta. Questo è come quel formaggio che facevano 100 anni fa, infatti, diciamo. Che bello. Sia formaggio che ricotta. Non ci sono, io ho detto, sostanze chimiche. Poi i pascoli qui da noi sono proprio bellissimi, non ci sono fabbriche che magari vanno a contaminare questi pascoli. Anche questo è molto importante, quello che mangiano. Certo, e questi prodotti che lei vede, apriamo una formetta, c'è un sapore. Ne apriamo un'altra, ce n'è un altro. Sa perché? Perché? La pecora che va sulla montagna c'ha un sapore. La pecora che pascola a fondo valle ce n'è un altro. Perciò questa, diciamo, cambiamento di sapori, è il territorio, ecco. Però qui da noi le bestie stanno tutte in montagna, tutta montagna, certo. E montagna è salute, direi di sì, è davvero, si vive bene, c'è l'aria buona, mangiano degli ottimi formaggi come questo che fai tu, e quindi che si può volere di più, Luigi, me lo dici? Beh, oddio, qui ultimamente noi siamo solo un pochettino strapazzati dalla natura, diciamo, perché forse si ribella, siamo noi che facciamo ribellare la natura, purtroppo, però purtroppo cerchiamo di tenere duro, perché io sono già, ci comincio a avere una bella età, e non ho subito parecchi dei terremoti, però ci siamo fatti sempre coraggio e siamo andati sempre avanti, ma sempre chi si ferma è perduto. Perduto. Bravo, così mi piaci, duro, tosto, non devi mollare, non dobbiamo mollare, no, perché anch'io sono di queste zone, quindi assolutamente mollare. No, e io mi piacerebbe parlare con questi ragazzi di queste zone, sì, che purtroppo capisco che sono rimasti
diciamo, con i pantaloni per terra, certo. Però mi piacerebbe parlare che non devono mollare, certo, che vedrà che dopo mollare. Sì, è vero che la natura si ribella, però dà pure certe soddisfazioni, è che, vero, è vero. Che si viene ripagati, no? Ecco, dai, viene si ripagati. Viene anche ripagati, sì, e, sì. E insomma, oh. Quello dà il coraggio e la forza per andare ancora più avanti, per non mollare mai. Allora, va bene. Sul paesino dove stavo io, sì. Nel 79, dillo questo paesino, come si chiama? Civita di Cascia. Okay. Era un paese finito nel 79 di settembre, fece il terremoto, sfasciò tutto, eravamo rimasti, diciamo, eravamo cinque ragazzi rimasti, sì, su quel, sì, posto, sì. Cinque ragazzi, ci siamo sposati, avevo fatto un branco di figli. Lei deve, bello, pensare, su 30 famiglie quest'anno sono nati 7 figli. Lo so. Voglio dire, tutte famiglie che poi si sono, diciamo, però ci hanno da vivere perché ci hanno la montagna, certo, ci hanno il bestiame. Sì, sì, bestiame, vivono l'agricoltura. Certo. Oggi, diciamo la verità, si vive bene pure in agricoltura. Ecco. Ma certo, oggi c'è un grande ritorno dei giovani all'agricoltura. Non più come 50 anni fa che si andava sul bosco col somaro, che si andava, no, oggi con l'attrezzatura, con i mezzi, certo, si fa, beh, tutto. La insomma, tecnologia è andata avanti. La tecnologia è andata avanti. Certo. E qui... Allora. Do castrigne. Allora, perché noi dobbiamo andare in giro per altri stand, sì, e sono, sì, tanti, sì, ci stanno aspettando, no, quindi io ringrazio Luigi. No, io ringrazio il mio regista, deve dirigere, i tempi sono quelli televisivi. Allora Luigi, io ti ringrazio perché sei davvero una bella e grande persona. Mi piace l'ultimo messaggio soprattutto che hai dato per, sì, purtroppo per queste zone colpite dal terremoto. Ragazzi, mi piacerebbe veramente parlarci, cioè, guarda, noi dai, può essere questo messaggio, lo ascoltano, noi cerchiamo sempre di dare dei messaggi di speranza, di forza, certo, di forza, basta piangersi forza. Addosso, bisogna, sì, sì, rimboccarsi le maniche e ripartire. Tu qui hai dei prodotti tipici anche tu, che vengono da? Sì, da Civita di Cascia, Umbria, Perugia. Sì, che è un paesino che sta proprio qui vicino a Città Reale. A confine. 11 km da Città Reale. Certo, certo. Allora, dicevamo, quali sono i tuoi prodotti tipici? Perché tu ne hai diversi qui. Abbiamo, e tutti buoni. Parecchi. Allora, prodotti indicami. Tipici. Ci abbiamo i ceci, okay. Ci abbiamo le cicerchie, sì. Ci abbiamo la lenticchia, sì. E poi ci abbiamo anche la roveglia con un presidio, slow food. Ho capito. E poi ci abbiamo qui, vedo, lo zafferano. Ecco. Questo qua. Sì. Guarda. Carino. Che dalla quale noi siamo l'azienda, sì, che ha riportato lo zafferano in Umbria. Ah, beh, questa è una cosa importante. Raccontami, come è avvenuta questa cosa? 20 anni. Bello, complimenti. Abbiamo, e come hai pensato a questa cosa? Abbiamo pensato da questa cosa, è una cosa elementare, perché io andavo a pascolare le mucche su in quelle montagne lassù, sì, che si vedono. Sì. E ho pensato che l'aquila è qua di fronte. Certo. Dico, se lo zafferano fa l'aquila, perché non provare a riportarlo qua? Certo, è vero. E così abbiamo fatto. Dopo di questa, di questo seguito, siamo andati a fare delle ricerche e qua c'era la coltivazione dello zafferano. Quindi si poteva piantare, sì, e veniva bene anche. Prima del 1703, dopo di quel terremoto là è stato scomparso il terremoto. A causa di qualcosa, non sappiamo, certo, perché, non però sappiamo, noi l'abbiamo riportato. Beh, allora complimenti, è stato un bel ritorno, esatto, no? Esatto, direi, esatto, proprio di sì, sì, perché lo, sì, zafferano è anche molto, è anche molto prezioso. Sono nate, no? Anche altre aziende che adesso lo coltivano. Certo, infatti. Diciamo, crea anche posti di lavoro. Beh, direi di sì. Dopo abbiamo. Senti, però altri... è vero che lo zafferano, quando lo devi raccogliere, ti devi alzare la mattina presto, perché, sì, prima, sì, che, sì, si, sì, chiude, sì, il fiore, vero? Prima, vero? Che si apre il fiore, vai. Prima che si apre il fiore va tutto raccolto, perché se no, dopo c'hai problemi anche sulla sfioratura. È vero, sì. E poi se dovesse fare una giornata di pioggia, il fiore quando è aperto, il pistillo perde, certo, le sue proprietà. Rovinerebbe tutto, certo. Esatto. E allora ecco, e perché poi dopo la sera, dopo finiti tutti i lavori, viene, sì, la tostatura. Ah, che quella è la cosa importantissima, perché, certo, se fai quella male,
lo zafferano è andato tutto a mare, non è valso niente, esatto. Tutto il resto. Ma allora ecco perché lo zafferano, diciamo, c'ha un costo, c'ha questo costo, perché c'ha dietro una grande lavorazione. Un grande impegno, ci vuole. Esatto. Certo. Allora Tonino, davvero bello il tuo stand, davvero ricco di tanti prodotti tipici di queste zone, davvero grande per aver riportato anche lo zafferano in queste zone, e quindi questa è una rinascita dopo il terremoto anche, esatto, possiamo dire, esatto, giusto? Esatto, che purtroppo questa zona, per quanto è bella, è una però, zona ballerina. Lo so, lo diciamo da queste parti perché anch'io vivo questa qui è una e quindi zona ballerina. Lo sappiamo bene. Noi ormai abbiamo imparato a conviverci col terremoto e quindi niente, ma noi andiamo avanti, non ci ferma nessuno e niente, quindi forza Tonino. Ciao Tonino, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Sì, tutta vita mia, e quando te vedo, me sente.